Allora, buongiorno e ben ritrovati, no? Questo qua è il campo nostro, dove il signor Luca è entrato con quella macchina particolare, la seminatrice, a seminare il frumento. Allora, beh, qua non serve dire niente, basta che guardate, se vi girate e notate subito una cosa, no? Che le nostre piante sono nate, sono cresciute, no? Vedete come riescono a definire bene la fila. Ecco, sì, c'è qualcuno che evidenzia che le file non sono proprio diritte, ma non siamo sul tavolo da biliardo, siamo in campagna, quindi qualcosina di non proprio perfettamente diritto lo si può tollerare. Allora, adesso noi andremo un attimino a disotterrare qualche piantina per cercare di capire con voi cosa è successo, va bene? Allora, un mese fa, no? Siamo venuti qua e abbiamo iniziato il lavoro della semina. Il terreno è congelato, però queste piante sono piante che sopportano tranquillamente il gelo. Anzi, dobbiamo dire di più, sono piante che hanno bisogno del gelo. Nei paesi con clima molto rigido, nella Russia dove l'inverno dura mesi, le nostre piante, queste varietà qua, non riuscirebbero a resistere, a trascorrere l'inverno. Per cui là si usano dei grani, no? Detti marzuoli, che sono grani, appunto ricordando marzo, no? Sono grani che si possono piantare la primavera. Una cosa, sono meno produttivi, come quantità, no, di granella che producono, sono meno produttivi. E secondo, se volete dire al signor Tecchioli, no, che ti porta del grano marzuolo per fare del buon pane, lui ti guarda un po' così, no? Perché? Perché anche la qualità non è eccellente. Adesso i nostri semi sono stati collocati nel terreno. Cosa è successo? Allora, il seme, prima cosa, ha assorbito l'acqua, si è imbibito, si dice, no? Ha assorbito l'acqua e si è gonfiato, no? Ecco, si trattava di un seme che aveva un'umidità del 13% circa, quindi molto secco, perché è quello che permette al seme di potersi conservare perfettamente senza essere aggredito da muffe o altre cose, insomma, no? Quindi rimane buono, no? Allora, ecco, il secco è la tutela per questi semi, per poter conservare, no? Ecco. Allora, questo seme in terra si è prima, appunto, imbibito, ha assorbito l'acqua, si è gonfiato, no? Gonfiandosi, oltre che appunto aumentare di dimensione, ha dato avvio a una serie di meccanismi enzimatici. Questi enzimi praticamente cosa fanno? Trasformano in molecole molto più semplici, no? L'amido piuttosto che le altre proteine che ci sono dentro all'interno del nostro chicco, e le rendono disponibili per l'embrione, si chiama, che è se voi guardate un seme bene attentamente al microscopio, no, ma anche con una lente un po' buona, vedete che oltre la parte dove c'è l'amido, no? Una zona bella panciuta con tanto amido, che è la farina che noi serve per fare il pane, avete una piccola parte dove c'è una pianta in miniatura. Questa pianta in miniatura si chiama embrione, e è quello che dal momento in cui gli enzimi mettono a disposizione gli elementi nutritivi inizia a muoversi per dare origine a una nuova pianta. Ora, da questo embrione, no? Inizialmente esce una radichetta, si chiama, no? Che va ad ancorare il seme sulla terra sottostante, no? Ecco, nel terreno, a quel punto dall'embrione inizia a crescere la piumetta, si chiama, che è la parte che darà origine alla parte epigea, la parte che sta sopra, insomma, no? Ecco. Allora, le radici sono, si dicono, affastellate, cioè penetra meno in profondità, no? E però copre molto di più e garantisce, insomma, l'ancoraggio della pianta e l'assorbimento, no? Ecco, questa piantina qua ha un solo culmo, no? Quindi voi vedete che c'è una sola foglia che spunta, no? Le graminacee sono monocotiledone, quindi vuol dire che hanno un solo cotiledone. Sono le riserve che servono al seme per poter crescere e svilupparsi all'inizio della sua carriera, tra virgolette, perché il loro compito è quello di drenare i contenuti che hanno dentro, no? E che si tratta di proteine, amidi, si tratta di grassi, drenarlo alla pianta perché questa possa crescere fin tanto che non si renda autonoma. A quel punto i cotiledoni possono anche cadere, no? Ecco. In questo caso il cotiledone è uno solo e fra l'altro non sporge il terreno perché rimarrà sottoterra.
Allora, durante l'inverno accade anche un altro fenomeno, che è quello dell'induzione ad accestire la pianta. Accestire cosa vuol dire? Vuol dire che dalla base della mia pianta, no, si creeranno dei nuovi germogli, no, di modo che dal mio chicco, no, dal mio seme, io potrò avere 5, 10, 15, fino addirittura a un centinaio di culmi, no, che andranno a produrre, no, la sua spiga, e quindi garantirà una produzione maggiore. Più semi metto nel terreno, più ci sarà competizione fra i semi e quindi ci sarà una produzione più contenuta di questi culmi, no? Ecco, si tratta di trovare il giusto rapporto fra quantità di semi messi e quantità di culmi che ne usciranno. Se siete in dei paraggi, allora voi che passate di qua per un paio di mesi lo vedrete così, stando fermo, no? Vedrete che da aprile in poi vedrete che inizia ad alzarsi. Qui da noi si arriva a fine luglio perché siamo in montagna. Ed ora non può mancare una capatina nel campo di Aldo. Lui aveva seminato a spaglio, mentre Luca con la seminatrice. Ambedue nel comune di Cavedine, a pochi chilometri e pochi giorni di distanza. Dopo un mese vediamo nei due campi piantine del tutto simili, ma queste di Aldo sono cresciute sparse come un prato. Torneremo in primavera per controllare i nostri campi di grano.